di tutti. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per riflettere, per capire un po' quelle che possono essere le decisioni da prendere. Attualmente quello che è stato riferito ai giocatori e all'allenatore è che tutta la rosa sono fuori rosa. Tutti i giocatori sono fuori rosa. Domani tutti i giocatori vanno a casa e domani sera rifaremo le convocazioni per chi continuerà a allenarsi nella prima squadra e chi continuerà a allenarsi nella primavera. Questo a causa, quello che abbiamo detto un po' ai giocatori, a causa del fatto che secondo noi non è un problema di allenatore o di giocatori, qui è un problema strutturale, è un problema un pochettino di tutti. Forse ci sono errori anche della società, sicuramente ci sono errori della società, però quello che oggi abbiamo è sicuramente un gruppo che non è omogeneo, non è compatto. È una prerogativa principale per ottenere dei risultati, la coesione. In più c'è il fatto che comunque anche l'allenatore non ha avuto, mi sembra che non riesca a farsi capire e a portare un pochettino quello che è il carisma, quello che può essere il carattere per far sì che questi giocatori riescano ad avere quella forza e quella coesione. Quindi in questo momento riteniamo che sia opportuno di riflettere, di incontrarci, parlare noi della società e vedere chi deve far parte di questo gruppo e di chi deve far parte di affrontare queste ultime 10 partite per portar sì che prima di tutto ci salviamo, questa è la cosa primaria, e poi vedere quello che si può fare anche di più e di meglio. Ok? La posizione dell'allenatore si rimette un po' alle decisioni della società. Assolutamente sì, l'allenatore come tutti i giocatori. Domani sera. Domenica c'è una sosta comunque. Sì. Ci facciamo prendere la fretta a fare le cose affrettate. Ma vieni pure tu? Se mi invitate, magari qualche suggerimento ve lo do, che forse facciamo qualcosa meglio. Sì, se partiamo alla terza categoria. Ci incontreremo. Ci incontreremo noi della società insieme a Giulio Spadoni per definire quello che è l'organico da ripristinare per questo fine campionato. Va bene, c'hai ragione. Scherzi tu e scherzo. Ok, va bene. C'è la possibilità di tagliare i suoi giocatori, cioè di mandarli a casa, non pagare. C'è la possibilità, non pagarli più, perché è difficile, perché ci sono dei contratti, quindi non è un fatto di pagarli o non pagarli. Anche qui ci sono dei contratti federali. Sono rimborsi spese? No, sono dei contratti federali depositati regolarmente in Lega, in federazione, quindi assolutamente. Ma non è che vogliamo pagare o non pagare, non qui ci sono dei contratti che devono essere rispettati. Qui l'obiettivo è quello di far sì di avere un gruppo che possa affrontare questo campionato. Oggi attualmente non c'è. Quindi non è un fatto di pagare o non pagare, gli impegni presi si manterranno. Chi si allenerà nella prima squadra verrà pagato, come chi sarà dirottato ad allenarsi nella primavera. Anche perché non è che possiamo non lasciarli a casa, penso, no? Cioè noi dobbiamo anche pensare al benessere dei ragazzi, quindi se non si allenano nella prima squadra, si alleneranno nella primavera o nella juniores. Il Bartolomei vicepresidente, che idea si è fatto di questa situazione? È chiaro che domani sera probabilmente dirà la sua,
Ma all'esterno che idea si è fatta invece, Presidente Bartolomei, di questa situazione? Perché si è arrivati a questa decisione che secondo me è clamorosa? Non ricordo una decisione da parte della società di questo genere. Beh, già siamo i primi, importanti. Cioè, ci fa piacere se siamo i primi. Ma l'idea è quella che comunque arrivare a queste conclusioni significa anche ammettere forse di aver sbagliato anche tante cose. Penso che sia il momento, il tempo giusto, non so, per fermarsi un attimo e riflettere, perché non so la classifica, però insomma dobbiamo stare attenti anche dietro le spalle, quindi non dobbiamo sbagliare in virtù del fatto che oggi come oggi, stiamo parlando anche con l'allenatore, insomma siamo anche preoccupati eventualmente per un discorso di recessione, quindi non possiamo più sbagliare. Quindi l'allenatore lo tenete ancora a galla? L'allenatore non è a galla, l'allenatore non è sfiduciato, ma come tutti i giocatori. Qui il problema non è l'allenatore, credimi, non è l'allenatore, io non ci sono stato, ma Giulio ci sta sempre. Il problema non è l'allenatore, secondo me, il problema è che, ripeto, sono i giocatori e l'allenatore contribuisce nel non farsi capire, nel non far sì che il carattere suo venga recepito dai giocatori. Scusa Claudio, se un allenatore non ha il polso della squadra, la colpa di chi è? Cioè, scusate, il calcio l'ho fatto a scalette, la responsabilità sono quelle che stiamo a dire. Qui c'è un errore di fondo che è della società, non è né l'allenatore né dei giocatori, qui l'errore di fondo è della società primaria. Poi vengono gli altri componenti, vengono